Venerdì 3 marzo 2023, nell'aula magna delle scuole elementari di Sala Consilina, si è svolto il convegno, organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici di Sala Consilina in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Lagonegro, sulla giustizia riparativa e la funzione della pena nell'ordinamento giuridico italiano. L'evento è dedicato alla giustizia riparativa, tema divenuto di stringente attualità in ragione delle modifiche normative in atto. I relatori del seminario sono stati l'avvocato Bonafai Nenzo, Tribunale Lagonegro, il dottor Silvio Maria Piccinno, presidente della sezione penale del Tribunale di Lagonegro, e il dottor Corrado Lembo, già procuratore capo Tribunale di Salerno. L'introduzione è stata ad opera dell'avvocato Angelo Paladino, presidente dell'Unione Giuristi Cattolici di Sala Consilina, mentre le conclusioni sono state affidate a Sua Eccellenza Padre Antonio De Luca, vescovo della diocesi Teggiano-Policastro. Maria Piccinno, presidente di sezione del Tribunale Penale di Lagonegro. In questo nuovo istituto, presidente, la giustizia riparativa e la funzione della pena. Una sua autorevole opinione. È un istituto, diciamo, relativamente nuovo di derivazione europea e anche anglosassone. Chiaramente, come tutte le cose nuove, bisogna prima sperimentare, bisogna di una fase di rodaggio. Speriamo che apra la strada ad una diversa concezione anche della pena e del trattamento del reo, e che si possa andare oltre, diciamo, il pancarcerario, cioè risolvere tutto con la pena detentiva, e quindi che ci possa essere della pena libera. Chiaramente è un percorso risocializzante che si pone su, diciamo, binari paralleli rispetto al processo penale, e non esclude, viaggiano, diciamo, su strade completamente diverse. Bisogna soltanto aspettare in concreto come si svilupperà. Qualcosa della riforma Cartabia, cioè, è iniziata, è andata in vigore, per esempio? Sì, parzialmente è stata in vigore. Sì. E anche su quello, voglio dire, soltanto il tempo potrà dire se le aspettative che si sono create, specialmente vedo in termini di riduzione dei tempi di durata del processo, che è la cosa che tutti si augurano. Chiaramente però questa riduzione, che risponde anche agli impegni che lo Stato italiano ha preso con l'Unione Europea, e che comunque è un principio di civiltà per se stesso, perché chiaramente i processi devono durare poco, questo però non deve andare a detrimento di un processo giusto, perché qui si gioca, diciamo, si giocano le sorti di una persona che deve essere vista in tutta la sua completezza, e quindi non si può, diciamo, fare le cose in fretta giusto per fare i numeri, ma bisogna fare le cose anche bene, nel senso di fare un processo giusto con una sentenza che sia espressione di giustizia. Il famoso giusto processo dell'articolo 311 della Costituzione. Sia riparativa e la funzione della pena nell'ordinamento giuridico italiano. Ne parliamo con Padre Antonio De Luca, vescovo della diocesi di Teggiano-Policastro, un convegno organizzato dall'Unione Giuristi Cattolici e dall'Ordine degli Avvocati di Lagonegro. Padre Antonio, una sua opinione su questo istituto recente, recentissimo, moderno, che ne pensa? Beh, innanzitutto sono qui per portare il saluto agli operatori di questo settore e all'Associazione dei Giuristi Cattolici, e i quali hanno voluto proporre questa riflessione anche alla luce di un dibattito che si fa sempre più attuale all'interno del panorama delle opinioni italiane. I casi di detenzione, le modalità di detenzione, i processi, la lentezza dei processi. A me preme soprattutto portare un saluto e un messaggio. La giustizia non è mai una vendetta, non può essere mai pensata come una vendetta. La giustizia non è mai un'ossessione. La giustizia è la lente
lentamente si costruisce la verità e si elabora una modalità relazionale improntata al principio egualitario del rispetto delle regole e soprattutto una giustizia non può essere mai scevra dalla bellezza. L'etica incontra l'estetica e l'estetica illumina anche l'etica. Grazie per la domanda.